tutti i partiti hanno detto che non c'era Filassi. Allora ha ragione Grillo, ha ragione le persone che si mettono insieme senza migliaia di anni per forza, ma senza una bandiera dietro le spalle, ma anche queste persone che si uniscono hanno un qualcosa di un ideale, un'idea. Dobbiamo buttare via tutti i partiti, ma la politica si basa sui partiti. E allora? Guarda, no, non ha, cioè, anche ragione Grillo. Io quello che penso al Movimento 5 Stelle è questo. Vi ho detto prima che è importante avere una forte posizione. Se il Movimento 5 Stelle, che non so se è in grado di governare, ma certamente visto come hanno governato questi altri, probabilmente anche un mio cugino di 18 anni ha anche in qualche caso possibilità di governare bene. È vero però le cose poi, come se c'è qualcuno di noi che solo è nell'amministrazione entrata, sa com'è poi in realtà, com'è complicato amministrare le cose. Secondo me comunque, se il Movimento 5 Stelle portasse una forte opposizione, migliorerà sicuramente l'operato della maggioranza. Avere gli occhi buttati addosso su quello che accade è importante. L'esempio tipico è quello che è successo al consigliere regionale Lazio. Il problema del consigliere regionale Lazio non è che ci fosse Fiorito che si è comprato una macchina o ha rubato un dio, è un problema, 1,5 milioni di euro dei fondi del suo gruppo consigliare, o che quell'altro dell'Italia dei Valori probabilmente abbia fatto lo stesso. Il punto è che tutti i partiti, a parte il Partito Radicale, che il consiglio regionale, nello stesso giorno in cui si riunivano per tagliare i fondi ai disabili e alla sanità, si riunivano per votare un aumento mostruoso dei fondi del consiglio regionale, dei gruppi consigliari regionali. Quello è il tipico caso in cui è venuta a mancare l'opposizione, perché se ci fosse stata un'opposizione forte, da una parte magari sarebbe passata lo stesso, però ci sarebbe stato qualcuno che l'avrebbe urlato ai cittadini: guardate che nel giorno in cui è stato tagliato tutto questo, questi si sono aumentati i soldi, cosa che sostanzialmente era sfuggita. Quindi avere una forte opposizione è giusto. Non è vero che i partiti sono una cosa, lo dicevo all'inizio, l'unico sistema in cui attraverso il quale riusciamo a organizzare le nostre istanze. Bisogna discutere questi partiti, non è detto che tutti questi partiti vanno bene, ci sono alcuni partiti che probabilmente meritano di scomparire, però è anche vero che io ho visto all'interno di quasi tutti i partiti alcuni pezzi di classe dirigente, specialmente giovani a livello locale e quant'altro, che non erano niente male. Il problema è poi come arrivare più in alto. Il fatto che lì si procedesse per cooptazione, liste bloccate, il fatto che adesso si pensi al sistema delle preferenze invece che al collegio plurinominale, che è un sistema, come ci insegna la questione di Zambetti, è un sistema che favorisce chi è in grado di muovere gruppi organizzati di voti anche legati alla criminalità organizzata perché li paga. Certo, qualcosa migliorerà rispetto all'istino dei partiti, ma non è certo il sistema ideale. Io questa però è la mia idea. Il maggioritario di collegio, su un collegio molto piccolo, secondo me alla fine non è il sistema più democratico, perché forse non consente la rappresentanza proprio precisa di tutto il paese, però mediamente permette al candidato con più doti, se non è sempre così perché è un sistema perfetto, di emergere, e obbliga soprattutto i partiti a candidare quello che hanno di meglio sul territorio. Insomma, è difficile candidare un signore che ha 85 anni e che ha fatto 28 legislature se contro di te candidano uno che ha 40 anni e che magari ha fatto delle robe fatte per bene. Poi certo i voti li potrai comprare anche lì. Nel sistema delle preferenze, per esperienza, lo sappiamo anche quando andiamo a votare le regionali, la maggioranza della gente neanche la vota, cioè vota, finisce di votare sul partito. Però questo è il mio punto di vista, c'è un sacco di gente che mi dirà che il sistema delle preferenze è il sistema migliore. Io non ho nessuna simpatia, non lo vedo, Lorenzo non mi convince per niente, però
devo dire che il fatto che sia sulla scena politica gli effetti li ha portati. Pensate a questa cosa fantastica che Veltroni, che è un cattivissimo dal punto di vista politico, annuncia con 10 anni di ritardo rispetto alla volta che aveva detto le Tavinate, che non si ripresenterà. A cascata crea il problema rispetto a D'Alema, a cascata creerà il problema rispetto alla Bindi. Già il fatto che Renzi sia in campo sta provocando una serie di cambiamenti. Poi andiamo a discutere Renzi, lui singolarmente, magari meglio Bersani, cioè. Però questa è una roba che bisogna dare atto al PD, che ha pure cambia in corsa le regole delle primarie, che è una roba che non si fa, e tutto il resto, perché questo proprio non si dovrebbe fare. Però almeno insomma qualcosa fa, dall'altra parte non è che si veda proprio tanto, diciamo. Prima si parlava anche dei movimenti, c'è anche il movimento, diciamo, un movimento può essere piccolino, può essere grande, e poi se diventa grande può anche diventare un partito, insomma, poi ci possiamo discutere, lo chiamiamo partito o movimento, ma cos'è un partito se non un movimento di, cosa dovrebbe essere, di persone organizzate che si danno una serie di regole? Uno dei nostri problemi in Italia è che questi partiti non hanno delle regole democratiche. La cosa paradossale è che non si sanno da soli i partiti, non hanno una personalità giuridica ben precisa, cioè non puoi correre sulla, di fronte, non è un ente privato, non è un ente pubblico, non si capisce quale norme puoi invocare sulla trasparenza nella selezione delle classi dirigenti, non si capisce quale norme valgano sulla trasparenza dei loro bilanci. Adesso qualcosa stanno tentando di fare, e questo è stato il grande dramma di questi anni. I partiti non erano democratici al loro interno, o la maggioranza dei partiti non lo erano quasi tutti personalistici, se ci pensate. La caratteristica di questo paese è stato che i partiti avevano o un leader o delle classi dirigenti piccoline che alternativamente hanno perso o vinto le elezioni negli ultimi 20 anni, e mentre all'estero il leader della classe dirigente che perde le elezioni va a casa e viene sostituita dal loro partito, dal suo partito, con una classe dirigente diversa, con un leader diverso, i nostri rimangono sempre lì, anche se hanno perso. Si chiama oligarchia. Quindi c'è qualcosa che non funziona all'interno di questi partiti, ma finché non riusciranno a dimostrare, Grillo non riuscirà a dimostrarci, e io da questo punto di vista sono un po' pessimista, che possa funzionare questo sistema di democrazia liquida un po' mediato dai pirati tedeschi. Perché sono pessimista? Anche perché in Italia non c'è tecnologia. Se davvero quel tipo di tecnologia funziona, ed è tutto da dimostrare, sappiamo che questo è il paese a bassa connessione, che è buona parte del paese, quindi. E poi è veramente molto complicato. Cioè io credo che la delega, a un certo punto, l'esperienza insegna che un po' di delega serve, perché se non c'è un sistema per consultare la base in maniera istantanea, c'è un certo punto in cui la politica l'ha nel possibile, su certe cose ci sono mediazioni che non sono ignobili, ma sono nobili, perché ci sono dei punti di vista, delle interesse diverse, non si può portare a casa tutto, e quindi bisogna esserci d'accordo per mediare, e quando ci sono dei processi per cui le decisioni devono essere istantanee, o quasi, quindi finché non troviamo un sistema di consultazione così generalizzato, di cui parla Beppe Grillo, ma nella realtà il Movimento 5 Stelle non abbiamo ancora, è ovvio pensare che la politica rimanga di nuovo delega, che sia anche responsabilità, e dopodiché tu venga valutato realmente per le cose che hai fatto durante il periodo del tuo mandato, cosa che diciamo prima un pochino mancata in questi anni. Buonasera. Dunque, dalla prima Tangentopoli siamo usciti con Berlusconi e la Lega, no? Quindi il risultato, l'esito è stato quello. Da questa Tangentopoli cosa ci dobbiamo aspettare come futura classe dirigente? Qualcosa di meglio o futuro? Non lo so, cosa chiede. Quali sono le prospettive? Come se ne esce? Se vi viene il microfono. Ma è
Esattamente non lo so cosa ci dobbiamo aspettare. Ci sono delle cose, prima parlavamo di Renzi, è divertente vedere che ieri chi è andato a cena di Renzi c'è la tronca di Rovera. E voglio dire, se vogliamo parlare di classi dirigenti, dire che solo i politici hanno delle colpe in questo paese, tronca di Rovera, pensate solo a quello che è accaduto a Telecom, e sicuramente un'industria che ha le sue responsabilità. È chiaro che c'è un gattopardismo. In questo periodo noi parliamo molto di questi scandali sui giornali che ci vendono, eccetera. Ci sfugge un po' tanto di quello che invece, di quello che non ci raccontano, anche perché è difficile da raccontare, ma anche perché rappresentano i poteri che hanno la stampa, e quello che si prende alle decisioni che vengono prese in istanze, che sono diverse. Io l'idea che mi sono fatta di Mario Monti, che secondo me è una brava persona, e il suo governo è peggio di lui, è che però Mario Monti sia un po' come Margaret Thatcher. Cioè Margaret Thatcher è lì, dove bisogna capire se voi siete di destra o di sinistra, io non lo so. Margaret Thatcher, io avevo una zia inglese che era conservatrice, che l'adorava Margaret Thatcher, diciamo che i minatori o i giovani che vivevano a Londra per 10 anni, Margaret Thatcher la vedevano come il fumo negli occhi, ha creato disoccupati, ha tolto servizi pubblici, ha massacrato un vasto stato sociale del paese. Certamente l'avrà fatto con onestà, però li ha massacrati. È anche vero che in Inghilterra dopo 10 anni con la cura di Thatcher ha ovviamente dato dei risultati, perché in Inghilterra comunque, però nell'immediato qualcuno di voi ha voglia di essere massacrato per i prossimi 10 anni, sapendo che poi forse tra 15 andrà tutto meglio. Si possono fare anche queste scelte, queste sono le grandi scelte della democrazia, che potrebbero essere conservatori e progressisti, laburisti e conservatori, quanto stato sociale, quanti servizi pubblici, eccetera, cose che non sono venute in questi anni, perché se pensate appunto quello che diceva di essere per la rivoluzione liberale è stato uno che ha aumentato le spese pubbliche in ogni dove rendendo più inefficiente. Però insomma, come vedo io Mario Monti, che non so se governerà, perché dipende se vanno in pari sostanzialmente, io penso che Mario Monti sia più o meno quella roba lì, rispettabilissima, non sono sicuro che mi piaccia, perché penso che ci possano essere anche delle altre soluzioni. Quello che io non vedo adesso da parte di nessuno, nemmeno da parte del Movimento 5 Stelle, questo bisogna dirlo, no? Il famoso piano B, nel senso che questi ci propongono delle soluzioni che sono delle soluzioni europee. Io non conosco il programma del Movimento 5 Stelle, che ha delle cose ottime dentro, roba del genere, e però mancano tutta una serie di punti. Ci sono tutta una serie passina che contesta l'agenda Monti, però quando tu gli chiedi ok, cosa diavolo bisogna fare, dice vabbè, che posso dire anch'io, Green Economy, sì, va bene, però un conto dire Green Economy, un conto dire non c'è una lira, cosa allora facciamo per la Green Economy, che può darsi che sia una grande, cioè io mi aspetto che qualcuno metta insieme, io contenterei un programma di 10 cose fattibili. Io insisto molto perché sono direttore di un sito online, io continuo a pensare che l'unico sistema per produrre PIL velocemente non fra 12 anni sia cercare di dedicare, cioè pensare che l'unica infrastruttura che va creata immediatamente in questo paese è internet, non la banda larga, ma internet ultra veloce. Servono 20 miliardi di euro, è una cosa che si potrebbe cominciare a fare, perché è inutile, anche se a uno piace il TAP, anche se uno è contentissimo che la Torino-Lione sia un investimento fondamentale, magari io non l'ho messo, ma dato che non ho la verità rivelata in tasca, dico magari hai ragione tu, ma anche che ti dice che invece è fondamentale per il nostro sviluppo, ti dice che però noi i risultati di quello che lo vedremo fra 12 anni. Dato che i soldi sono pochi, il mio problema è come far lavorare la gente domani.
quei cantieri, in ogni caso sappiamo che lavoreranno nelle grandi aziende ma poche persone, dico, se i soldi sono pochi forse avrai ragione tu sull'alta velocità, hai ragione su tutto, mi devi spiegare questo perché devo dedicarmi a un'opera che mi cambierà questo paese proprio 10 anni, io ho dei problemi adesso, però questa è una mia idea. A me piacerebbe che qualcuno mi dicesse, però non solo cosa dobbiamo fare, ma anche come rilavarlo. Cioè dove diavolo li andiamo a prendere i soldi per fare le cose? Perché è questo che poi sfugge. Il governo ha fatto questa minchiata sugli esulati di dimensione mostruosa che conoscete. Non siamo però ancora riusciti a capire, cosa abbiamo dato che sono almeno 350.000 nel corso dei prossimi anni. Dove diavolo dobbiamo prendere i soldi? Perché bisogna intervenire per questi qua. Allora forse la prima cosa su cui ragionare è, dato che bisogna intervenire, cerchiamo di vedere dove tirare fuori questi molti miliardi di euro. Ecco, io quello che mi piacerebbe di Roma avere una politica che sia un pochino più concreta su questo tipo di cose, che ci spieghi questo tipo di cose. L'avvento di Margaret Thatcher Monti, da questo punto di vista, ecco, siamo sicuri che, come disse prima di Margaret Thatcher, Winston Churchill, sicuramente saranno lacrime e sangue, altro che saranno quelle che viviamo adesso, le lacrime e sangue, di questo siamo sicuri. Io non sono sicuro che sia l'unica strada possibile, però la capisco, è una strada conservatrice, per bene, adottata da altri paesi, ma è una strada che corre il rischio di valere di uccidere il paese. Volevo chiedere una cosa sulla nostra regione, Lombardia, visto che di attualità direi è l'argomento su cui aprono tutti i giornali, cioè dal suo punto di vista, da quello che vede, da quello che ascolta. Lei come vede che possa andare a finire la questione? Perché fino all'altro ieri per Lerner lunedì sera si dovevano dimettere il giorno dopo alle 9 di mattina. Io vago sospetto che non si dimetterà nessuno neanche il 25 ottobre e che cercheranno di tirare là, perché probabilmente c'è un accordo sotto. C'era una vera impazzita a Formigoni. Lei come vede questo aspetto? Anche perché tra l'altro io credo, aggiungo solo poche parole, credo che quello sia la soluzione del problema d'Italia come è stata Berlusconi nel 92. Esattamente, non so, io ho capito che PDL Maroni e PDL ha fatto un accordo. Io penso che andranno le elezioni, perché poi non ho la speranza di pensare, ma vedrete che questo sarà mica un primo scandalo. Il 25 ottobre è una data importante perché tra l'altro uno scandalo di vitalizio per 40 e consigli regionali, è vero che i vitalizi sono stati ridotti da un decreto del governo, neanche quel decreto deve essere convertito in legge di conversione, vedremo cosa succede, quindi intanto arriva il 21 che in certo caso non credo che riuscirà ad andare avanti. Io però faccio questo ragionamento, non riesco a capire la Lega, perché io penso che il centrodestra non vincerà le prossime elezioni in Lombardia, perché è veramente questo, questi scandali hanno minato veramente fortissimamente la fiducia da parte degli elettori di centrodestra. L'unica speranza che probabilmente loro hanno di vincere le elezioni è che si rimetta una situazione tipo Piemonte, con il Movimento 5 Stelle che è molto forte e che impedisce al centro-sinistra di vincere. Però se il centro-sinistra si trova il solito candidato moderato, tipo Tabacci, o roba del genere, potrebbe portarsi via un sacco di voti di centro-destra. Allora, se io avessi ragione e il centro-destra perde, perché diavolo Maroni deve correre a Presidente della Regione e perdere una roba del genere che sarebbe la fine? Cioè, io fossi la Lega, non sono, io correrei da solo, sapendo che perdo, potrei a perdere bene, perché direi sono quello che ha fatto cadere la giunta, sono quello che ha battuto fuori i Mussiani, che sono rinati, fa le cose che si dicono con politica.
politica, persino non serve, no, sono quello che ha rinnovato la classe dirigente, perdo e penso ai 5 anni successivi. Evidentemente loro invece pensano che PDL e più Lega possono vincere. Il mio dubbio è che PDL ormai è un marchio veramente controproducente, cioè anche l'odio che hanno una serie di lettori del PDL che si sentono, ne avete parlato anche voi, che si sentono traditi nella maniera più assoluta, come con una roba che si chiama PDL, ci sono gli ultimi sondaggi che danno il partito a livello nazionale sotto il 15%, con il Movimento 5 Stelle secondo partito. Movimento 5 Stelle, può darsi che lei abbia ragione, infatti io ho fatto un altro discorso, ho detto che a me piacerebbe avere una forte rappresentanza del Movimento 5 Stelle, formato ovviamente da bravissimi militanti, una rappresentanza dell'opposizione. Berlusconi, quando vinse la prima volta, vi ricordate che vinse le elezioni, grazie a quel sistema elettorale fece un accordo al nord con la Lega e al sud con l'Alleanza Nazionale. Gli altri andarono divisi e non riuscirono a governare. Ora, è vero che il Movimento 5 Stelle è in grande crescita, ma non credo che nessuno possa pensare a oggi, visto le elezioni fra 6 mesi, che il Movimento 5 Stelle sarà il primo partito. Coalizione di centro-sinistra o no, sicuramente non c'è. Quindi il caso Grillo-Berlusconi è un caso che in questo momento non si può ripetere. Il problema della Lega allora, secondo me, fu anche che andò immediatamente al governo Berlusconi, c'è stato qualche mese, poi fece cadere il governo Berlusconi e ci rientrò dopo, avendo un peccato originale che era rappresentato dalla maxi tangente Edmund, insomma, poi si è voluto dei soldi, cioè era contro quel sistema, ma ne faceva parte. Allora io mi sbaglierò, io non credo che questi nel Movimento 5 Stelle prendano i soldi, non credo che Beppe Grillo prenda i soldi, il fatto che lui non si presenti alle elezioni e abbia dichiarato, il fatto che non lo faccia anche perché ha una condanna per un reato per il quale secondo me non dovrebbe potersi presentare alle elezioni, perché dal mio punto di vista bene che passi questa cosa di essere condannati, ma se uno è condannato per un blocco stradale fatto in occasione di una manifestazione degli operai, forse non è la stessa cosa di una condanna, quella è l'attività politica. Se uno è condannato per una diffamazione autostampa, non perché ha calunniato qualcuno volutamente, ma perché è un incidente professionale che può capitare su 500.000 articoli e finisce in un caso di un'omicidio, forse è una roba diversa. L'omicidio colposo di Grillo, al di là di come è andato, è frutto di un incidente stradale. Allora, che uno che non ha fatto un incidente stradale anni prima non debba andare in Parlamento, mi va bene in questo momento, perché hanno portato dentro di tutto. Poi, secondo me, bisognerebbe essere un pochino più ragionevoli. Nessun reato contro la pubblica amministrazione, nessun falso, nessun reato contro la persona. Ma insomma, se uno è stato condannato a 21 anni perché aveva 5 grammi di marijuana in tasca e dopo ne ha 51, obiettivamente ci sarà una differenza. Però in questo momento è un momento particolare, abbiamo talmente tanti ladri, che è lo stesso motivo per cui sono per le quote rosa tempo adesso, dato che le donne non entrano, facciamo 10 anni di rappresentanza obbligatoria al 50% in Parlamento della rappresentanza femminile, poi fra 10 anni la togliamo, ma intanto le facciamo entrare. Non è giusto, perché in teoria uno dovrebbe dire deve entrare per merito, eccetera, è tutto vero, però dopo dobbiamo essere realistici, ci aspettiamo che ci sia una reale parità tra uomini e donne, io ne aspettiamo altre 50. Forse diamo questa iniezione per 10 anni, per due legislature, e quindi anche la roba sui condannati è la stessa roba, poi ci ragiono nella pratica, dico, non è che tutti i reali sono uguali. Io la devo così. Un'ultima domanda, se c'è, altrimenti possiamo concludere la serata.
vorrei ricordare un po' tutto il discorso. Alla nostra piccola realtà, no? In Lombardia si parla anche di questa grossa e diffusa presenza della mafia. Sicuramente lei avrà delle conoscenze in merito. Nelle piccole realtà, come noi possiamo essere coinvolti, protagonisti in questa lotta? La prima cosa è il controllo sulle imprese, cioè rispetto alla pubblica amministrazione. Una realtà è piccola, credo che voi non abbiate difficoltà a capire chi lavora per il comune, chi lavora il comune per conto della provincia e quant'altro. Il controllo delle imprese va fatto, i cittadini si possono organizzare, la carta di credito, la camera di commercio, misura camerale, vedere chi diavolo ci lavora e guardare anche i camion. Se c'è una realtà associativa, questa roba la si può fare. Perché la rete ci ha cambiato molto, tramite la rete si possono scoprire delle cose che prima erano impossibili da scoprire, e quindi un po' di attività e di giornalismo investigativo semplice si può fare, è la prima cosa. La seconda, poi fermo restando occhio alle informazioni, perché quello che dovete avere poi va verificato, perché spesso troverete qualcuno di questo tipo da sapere come andrà a finire, però poi dopodiché avete il consiglio comunale in cui queste cose le potete dire, e che c'ha un, secondo me, un grosso effetto. Seconda cosa, le potete far sapere ai cittadini, questo è un momento molto colorevole. Dopo tanti anni in cui non se ne parlava, adesso anche come c'è la questione Zappelli, eccetera, il tema della criminalità organizzata in Lombardia viene sentito per la prima volta, è più facile parlare. Che il problema poi lo sappiamo tutti, rispetto all'organizzazione criminale, in particolare calabresi, sono persone che noi spesso abbiamo come vicini di casa, cioè persone che nella vita normale di tutti i giorni, finché non si arriva all'attrito o quant'altro, sono persone con cui è piuttosto semplice convivere. Il problema è che la politica, che è abituata poi a politico, alla pubblica amministrazione, che è abituata a gestire il sistema degli appalti e delle commesse, come dicevamo prima, quando si trova di fronte un interlocutore del genere che si muove esattamente come gli altri imprenditori, quando si rende conto che, a differenza degli altri imprenditori, ha capacità di recato e in ultima fase anche di sparare o incendiare o di utilizzare la violenza. Io penso che in questo caso la conoscenza sia la cosa essenziale. La denuncia del Consiglio Comunale e utilizzare la rete per dire queste cose. Quello del momento è favorevole. Io non conosco la situazione di Turano, però per quanto ci riguarda, se ci sono delle storie da raccontarci, mandatecele al sito internet e se sono notizie le raccontiamo. Assolutamente. Ci sentiamo presto. Spero che sia il Papa Dottiano, però lo dico in questo momento, secondo me non è il Corriere della Sera. No, non c'è Repubblica, è la provincia a modo suo, la verità. La ringraziamo per l'università di essere stato con noi.